Com'è andata l'estate degli eventi a Mocconi? Ah, direi bene, dobbiamo ancora concluderli, però abbiamo fatto degli eventi importanti. Abbiamo iniziato a giugno, il 9 giugno, con la presentazione di un testo sulla Fontana Buona, sarebbe una guida per vedere le cose più interessanti sia dal punto di vista culturale che ambientale della valle. Poi abbiamo proseguito ad agosto, il 12, abbiamo fatto una serata, medievale, ricordando che a Moconesi è nato il nonno di Colombo. È stata una bellissima serata. Diceva che l'estate non è ancora finita, in effetti c'è da recuperare ancora un evento che avrebbe dovuto svolgersi in estate con il professor Stefano Conte. È un professore universitario da Siena, è un evento spettacolo questo, a metà tra storia e giallo, archeologia e mistero, in cui il professore parlerà del Sacro Gal utilizzando foto, musiche e spezzoni di film. Il tutto sarà alternato e interpretato con vignette teatrali. E naturalmente l'ascoltatore sarà condotto in un viaggio nello spazio e nel tempo, riportandosi al libro poi scritto dal professore Seguimi se vuoi. Si basa su fatti storici, su vicende romanzate e poi si arriva alla fine a un trionfo tutto al femminile.